Qual è il tuo nome? Il mio nome è Bear. Bear. È un orso! Hello, ciao a tutti, sono Barry ed eccoci qui in questo piccolo video su Super Crate Box. Ok, comunque eccoci qui in un video su Super Crate Box. Sì, c'è stato un taglio come al solito, probabilmente questo video sarà molto corto perché ultimamente non riesco a fare video come avete potuto notare. Però eccoci qui con un video di Super Crate Box. Allora, questo è il tutorial, comunque il gioco è gratis se lo trovate su Steam, link in descrizione. E Arrow Case Lock, ok. Devo prendere le scatole. Ok, devo evitare i nemici, ok? Nessun problema. Sono bravissimo in queste cose. Oh, sono bravissimo in queste cose. Ci stavo per entrare dentro. Che bella cosa. The fire mix enemy angry. Get the crate. Oh. Kill enemies that get in your way. Oh mio Dio! No! Ho il fucile! Ah, ok, adesso ho delle pistoline. Prendi 10 scatole. Shotgun! Che figata! Machine gun! Questo cos'è? Shotgun di nuovo. Oh mio Dio, quanto è grosso quel coso. Ah! E questo è solo il tutorial. Dual pistol. Ammazzo tutti quanti con le mie dual pistol. Ah! Ok, pure te là sopra. Mori, 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 mori. Nessuno può sconfiggermi. Machine gun. Dual pistol. Sono John Travolta. No, non sono John Travolta. Allora, get to the door. Ok, andiamo alla porta. Proprio quando ho preso il bazooka. Sono pronto per il gioco. Ok, giochiamo qua. Mod super hard. No. Devo prendere prima 40 per sbloccare le prossime modalità. Che figata! Quindi, come avete potuto notare, Super Crate Box è un platformer d'azione dove ci sono i cattivoni da uccidere e bisogna fare il punteggio massimo, dove ogni volta che prendiamo un punto, quindi prendendo una crate, cambiamo arma e quindi è super mega random. Tanto ci può capitare una arma OP come il bazooka, tanto può uscire un'arma un po' più bassa di livello come come le dual pistol, che tipo lo shotgun è forte. Ok, tipo ok, però il tizio grosso non ce lo voglio nel fuoco, perché poi mi fa il sedere, penso. Ok, proviamo a vedere come sono i tizi grossi sul fuoco, però solo uno alla volta. Oh, e vai. Ok, ho anche il bazooka, quindi vieni, baby! Oh, dai, mi hanno ucciso. 8 crate, vabbè, però posso riprovarci che sono bravissimo. Vedete, tipo le pistole ci mettono davvero tanto. Oh, muori! Muori! Muori, muori! Che poi, non so se si può usare anche il controller, però probabilmente si può usare anche il controller, ma io sto usando la tastiera qui. E ovviamente muoio. Nuova pistola, il revolver. Che poi ogni volta cambiamo i nostri capelloni. Eccolo il revolver. Oh mio Dio. È tipo un pistolone apocalittico. Sì, è vero, il revolver è un pistolone apocalittico. Che poi più sull'uccidere i nemici bisogna concentrarsi sul morire. Ma come ho fatto io te? Più che sull'uccidere i nemici bisogna concentrarsi sul prendere i crate. Bisogna semplicemente essere fortunati nell'incontrare un mostro quando si ha un'arma un po' migliore. Tipo, ok. Perfetto, tipo qua. Prendere un bel bazooka e lanciarlo in testa a ma dai! Neccio la miseria! Tipo, il fattore un po' random di trovarsi una pistola. Di trovarsi o con una pistola o con uno shotgun davanti questi bestioni. Oppure trovarsi con un bazooka davanti ai cosettini piccoli. Scemi, scemi. Wow, ok. Ne ho uccisi. Ne ho uccisi A di numero. Ah, è un numero molto usato nella matematica. Perché sì, se
Vi ricordate la vecchia matematica delle medie? Ma neanche tanto le medie, delle elementari. C'erano solo i numeri, invece poi escono solo lettere. È più un testo di italiano che la matematica. Però ci sono le... ci c'è qualche numero ogni tanto, sì. Ogni tanto i numeri c'erano. Però maggiormente lettere. Perciò vi dicono, dicevano, perché io poi non li capivo, l'italiano è importante per la matematica. Io dicevo, che c'entra l'italiano se sono numeri? Cioè, l'italiano è importante a prescindere, porca miseria. Altrimenti come si comunica con le altre persone intorno a te? Però, cioè, cosa c'entra con i numeri? Cioè, non mi serve i numeri l'italiano. E invece sì, perché poi escono le lettere, sono tutte lettere e diventa un tema di italiano e non un compito di matematica. Ah! Ok, però parlare di robe random mi aiuta. Ok, li sto distruggendo tutti quanti. Ah! 15 è il mio record. No, le dual pistol no, ok. Le dual pistol le odio. Fanno schifo. Ok. No, dai, 18. Nuova arma. Oh, oh, il lanciafiamme. Anche una nuova aria. Rock Silo. Andiamo. Mi piace. Che figo. Vai, flamethrower. Bello. Dai, però, tipo, non ti viene da cambiare armi quando hai, prendi tipo il flamethrower. Il bazooka sì, perché... ecco, perché... perché va bene che è forte, ma ci mette 20 anni. Invece il bazooka, cioè invece guarda il flamethrower. Cacchio di figata. O anche tipo lo shotgun. Bam. Va bene che non è OP, però hai al suo perché. Tipo invece il revolver è... faccio un sedere tanto a tutti quanti. Aspettate, da là dobbiamo entrare dall'altra parte, perché poi non mi ci fanno entrare, che ci sono troppi cattivoni. Ok, bam 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 bam. Sembro tipo il figlio di Freddy, no, Wilma, Fred. Come cacchio si chiamava quello biondo dei Fliston? Bam bam. No, non me lo ricordo. Ah, dannazione. Vabbè. Ora che sono un capellone, su via. Capelli power. In nome dei vecchi tempi capelloni, dai. Prendi il flamethrower. Dual pistol, ma dai. Disc gun. E che cos'è la disc gun? Ma volevo vedere cos'era la disc gun. Eccola la disc gun. Rimbalza. E one shot tutto quello che trova. Che figata, mi piace. Adesso ci sono le mine. Queste sembrano difficili da usare, ma... yeah. Le metti tipo in giro. Ok. Ok, è carino. Un concept facile... Ha un concept... facile, però... è una figata. Mi piace. Mi piace un sacco come gioco. Molto carino. È uno di quei giochi arcade dove devo fare il punteggio migliore, perché sì. E sono carini quei giochi. Sono carini. Sono arrivato a 11. 11 pepi. Oh yeah. Ammazza quello. Ok. Ok. Sta funzionando la mia tecnica. Ok. Adesso ammazziamo un po' di gente col flamethrower. Poi mettiamo un poco qua col flamethrower ad ammazzare gente. Ecco qua. Non mi ammazzerete mai. Ok, adesso un po' di gente col bazooka. Dai, non ha sparato. Aspetta. Allora quelli. E mo questi, vai. Grande. Dual pistols. Cioè, davvero. Grande bazooka. Dov'è la crit? Eccolo. Grande, l'ho ammazzato sul filo del rasoio. Anche se nessuno si trovava effettivamente su un filo e un rasoio. Però, vabbè. È un modo di dire. Stavi per farmi fuori, eh? E non ci sei riuscito. Ho
ok. Dai, ammazza. Boom, baby. No, dual pistols, no, per piacere. Sono su 23. Ma dai, è 23. Score 30 to unlock a new character. Oh, Moon Temple. Vai, Moon Temple. Oddio, che carino. Mi piace sto posto. Vai, mazza. E muoio. Sono un Master Creator. Vabbè. Minigun. Ma c'è, già ce l'ho. Però da quel che ho letto. È minigun, non machine gun. Vabbè, sono forte. Sono fortissimo. Eccala. Sono super, super forte. Ecco, questo significa forza. La forza degli Jedi. Che noi andiamo in giro col Oh mio Dio! Dai! Uffa! Una mina. Due mine. Non è una mina, vabbè. Katana! No, voglio la katana! Oh mio Dio! Dai, fatemi provare la katana, poi me ne vado. Stacco la katana, solo la katana. Vai, solo la katana. Dual pistol. Ma io la katana. Datemi la katana e io vi darò la luna. Katana. Sawa. Sawa. Posso distruggere tutto. Ha. Li taglio in due. Sono bravissimo. Quindi questo era Super Crate Box. Potete trovarlo ancora in descrizione e ve lo consiglio perché è carino. Ci ho giocato per un po' ed è molto carino. Quindi grazie per aver visto questo video e ci rivediamo nei prossimi video. Ciao a tutti! Ehi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un like, un commento. Ma non per quella cosa, un milione di like, sono il più figo di tutti. Oh yeah. Ma semplicemente perché così capisco se una cosa vi piace oppure meno. E grazie per aver visto questo video. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.